Due individui sospetti con pistola e passamontagna si stavano aggirando ieri sera per le strade della periferia di Lecce a bordo di uno scooter rubato. Un cittadino ha segnalato il tutto al 112 e i carabinieri sono accorsi immediatamente. I militari, con le moto d'ordinanza, hanno individuato lo scooter con a bordo i due sospettati, i quali, nonostante le richieste, non ci hanno pensato su due volte e hanno accelerato dandosi alla fuga. A dare supporto ai militari ci hanno poi pensato i colleghi delle volanti, che hanno cercato la zona. I due però, dopo alcune spericolate manovre, hanno perso il controllo dello scooter. Abbandonando il mezzo dopo una caduta, i sospettati sono fuggiti a piedi, dileguandosi tra le palazzine della zona. Le ricerche hanno permesso il ritrovamento dei caschi, dei passamontagna e della pistola a giocattolo, materiale che sarà sottoposto ad analisi per cercare di reperire indizi utili alle indagini. Il viaggio ricomincia e questa volta è on the road, a metà tra realtà e finzione. Dal 23 al 26 luglio si accende a Specchia per l'11ª edizione la festa di cinema del reale. Sguardi sul cinema più spericolato che intendono smascherare la realtà vagabondando dal tramonto all'alba tra visioni e illusioni per i vicoli di Specchia e le stanze del Castello Risolo. Un sorso di pozione magica di film documentari, installazioni, mostre, performance, concerti, happening che incanteranno il pubblico di questa nuova edizione ispirata alle tre parole chiave di quest'anno: strade, finzioni, magie. Per l'occasione saranno video proiettati alcuni storici materiali ripescati dall'archivio di Cinema del Reale. Ultimo allenamento a Lecce per i giallorossi di Mister Lerd, che questa mattina si ritroveranno allo stadio Via del Mare per concludere la prima fase della preparazione precampionato. Al termine della seduta qualche ora di riposo e successivamente partenza per il ritiro di San Vincent. Intanto proseguono le trattative di mercato. Nella giornata di ieri è stato ufficializzato il passaggio di Falcone e Perrucchini al Varese in Serie B. L'estremo difensore andrà in Lombardia in prestito, consentendo il tesseramento che dovrebbe avvenire a breve di Caglioni. Slittato invece l'accordo con Lopez, anche se il calciatore ha manifestato la volontà di rimanere in Salento ed oggi partirà con i compagni in Val d'Aosta. Il responsabile dell'area tecnica, Antonio Tesoro, inoltre, è impegnato nelle trattative con il Genoa per il ritorno del centrale Pinetò. È saltato al contrario l'ingaggio di Gabionetta, che ha firmato con la Salernitana del presidente Rotito.